facendo a poco. È un numero, un pezzo che di cui ci ha fatto omaggio la famiglia Gaber e noi ne siamo lusingati, onorati. Lo facciamo da poco tempo, vedete, è l'equivalente di quello che era la spettacolo, era la presentazione del numero dei fenomeni, dei freaks, dei mostri. Io adesso presenterò la mia famiglia, la famiglia Rossi, che per essere una famiglia media italiana è sufficientemente mostruosa. Ognuno dei componenti della mia famiglia ha partecipato a una trasmissione televisiva. È così oggi in Italia, se non vai almeno una volta in televisione, ma chi sei? C'è gente che costruisce tutta la sua vita senza saper far nulla, partendo da questa idea, magari commette che sei un reato folcloristico, poi scrive un libro, va alla vita in diretta, dopodiché lo invita anche Costanzo, dopodiché si innamora di una velina, dopodiché fa il derby del cuore, dopodiché d'anziano può sempre fare l'opinionista a Controcampo la domenica sera. È un curriculum degno del cittadino italiano medio di quest'epoca, ma la mia famiglia credo ha una marcia in più. Noi abbiamo raccolto in una canzone il summa delle nostre esperienze televisive e vorremmo omaggiarvi di questa prova, perché sono le prime volte che la facciamo, prima di andare a Sanremo. Signori, io adesso ve li presento, vi pregherei di essere indulgenti e a te pregherei di introdurli con una musica barocco ma rinascimentale, cioè gotica, capito? Una musica gotica, barocco, rinascimentale, che anche ho degli influssi new age, possibilmente, di elettronica, tipo i Super Trump, Sex Pistols, leggeri, Sex Pistols, un tapirulano, mi fai un pezzo hard rock con finale punk, con la fisarmonica, così è la giusta continuazione. Signori, vi pregherei di accoglierli con un benevolo applauso la mia famiglia, la famiglia Rossi, grazie! Una delle cose più brutte che ho visto in teatro nella mia vita, giuro. Dai, vai via scivolando, va bene lo stesso, dai, la farai meglio. Allora, vi presento la mia famiglia. Questa è mia madre, la nonna, mia moglie, la badante del nonno Renato, poi ho uno dei miei figli, e poi c'è il nuovo badante della nonna, di cui la nonna è contentissima. Dopodiché, signori, quale famiglia non ha un figlio che ha perso la testa? Ecco qua, vieni qui, fatti vedere, saluta. Cosa rispondi che non ti vede? Dai, prendete posto. Allora, ragazza, porta il microfono al nonno. Allora, nonno, sì. Siamo pronti? Facciamo il pezzo, va bene? Ok. Allora, come grazie, lo facciamo? Grazie. Lo facciamo in là. Benissimo. Io mi metto qui, però. Tu ti metti lì? Sì, sì. Però lo facciamo in là. Vado più in qua? Puoi andare più in là? No. Ma si fa? Si fa, in là. Se lo faccio in qui bemolle? Falli lì. Allora, all'inizio c'è un'overture suonata da me di 15 minuti. Ridi, voglio vedere fra 15 minuti. Cominciano a preoccuparsi. Faccio una svisata, un virtuosismo, così li annichilisco. Sì, fai una svisa, fai la svisa. Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Disgraziata. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. Ah sì? Ah sì, ieri mi ha battuto anche la famiglia Gilemme, quelli della strage. Non ce l'hanno fatta. No, sono morti tutti. Sospeso il programma. I miei genitori, lo giuro su Dio, in una puntata di Al posto tuo si sono lasciati e mi hanno fatto ciao. E dalla vergogna, non lo sapete, lo zio Baristo si era nascosto, povero Cristo, però adesso l'hanno segnalato, chi l'ha visto? Baristo, chi l'ha visto? E mio cugino barava 3-7 e poi per fortuna l'ha steso di botte. Adesso tranquillo fa il morto a blu notte. Guadagna bene. La morte ti sistema. E mica interinale la morte, non è precaria. Si è sistemato. Fisso. Mi hanno un bel trans di nome Cocò, che Zapatero felice sposò, ha avuto un trionfo a Ballarò.
ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Vai nonno, vai! Vai nonno! E giù in Espromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Lascia lontano dalla buca! Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è analfabeta ma ha scritto romanzo, sta tutti i giorni, è al Maurizio Costanzo. Buoni, buoni, buoni. E la fortuna di nonna Piera, ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Basta, l'ergastolo. Ma io buoni, un buon modo di quello, gladrio, bla bla bla, Bobiscardi. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Dai, non reggae! E c'è mio nipote, la bella Tamara, che fa la mignotta in Viale Zara. Ha dato lezioni, A Giuliano Ferrara. Per non parlare della mia ragazza, che per amore uscita pazza ha fatto piangere Michele Cuscusa. Stava andando benissimo fino a qui. Alzo il volume così mi senti. Cos'hai detto? Michele Cuscusa? Cuscusa? Tu c'hai troppo cuscus in testa! E sbagli i nomi, non è Cuscuzza, è Cucuzza. Ah, Cucuzza. Cucuzza, non, ma dimentica il couscous. E ti fa sbagliare il couscous. Cucuzza, sta facendo sbagliare anche me. Couscous. Mi stai facendo dimenticare la zia Roberta, che con lo tsunami si era preso una storta. Mi ha alzato lo share a porta a porta. E per finire, nonno Renato, che ha le morroidi da quando è nato, Elisir in diretta Mirabella l'ha operato. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbraglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.